Eccoci qui, il castello del carnefice. Non c'è neanche il cancello. Sembra che voglia farci entrare. Bene. Oh, comodo. Grazie. Ci si può buttare? Pare di no. Pigiando questo, che succede? Grandioso! No. Ok, pigiando questo, che succede? Ok. Ok, andiamo prima di qua. Buttiamo giù sta roba. Stava messo qui. Oh. Poi. Ok. Giù sto schifo. E lo mettiamo di là. Vivo sto rumore di carne. Là. Mi ha aperto la bocca, gentilissimo. Con permesso, allora io entro. Immagino di non poterci andare. Il tifo. Rompe le pareti. E allora fammi fare un attimo un giretto qua, un pam pam. Là, gentilissimo. Allora, dato che ci sei, mi rompi un po' tutto, eh. Mi rompi anche questo. La... Ok, stai lì. Io intanto faccio rotolare anche sto schifo là. Qui cosa c'è? Aspetta che mi rompo anche questi. La... Oh, scrignetto, circuiti. Ti metto di qua. Si alza quello. E io vado a riprendermi questo. Allora, che non serve più di qua. Lo mettiamo di qua. E questo qua non mi serve più in questo caso. E lo vado a... Lo vado a mettere di qua. A posto.
dire cazzate, ma dovrei avere anche delle storie. Una sola. Vediamo. Paradiso perduto. E Wilda era... Ah, ok. E questo devo averlo ottenuto facendo una secondaria off screen per ottenere le conchiglie arcobaleno. Abbiamo liberato il duca nell'isola degli spettri lì, che era sotto il comando della nigromante Romaia. E quando l'abbiamo liberato ha pronunciato il nome di questa Ewilda. Adesso vediamo. Ewilda era una leader giusta che non si curava dei titoli. Le storie narrano che passava lo stesso tempo a Villa Aventry che in città con la sua gente. Sotto il suo regno, Lucent conobbe la prosperità e mantenne il suo titolo di bastione della luce come mai prima d'ora. Al suo fianco c'era il duca Aventry, un nobile orgoglioso e un feroce difensore della sua terra e del suo popolo. Sempre forte, si dice che la fiamma della sua dedizione a Lucent bruciasse meno solo del suo ardente amore per Ewilda. Nonostante l'incombente minaccia del castello ad orologeria, riuscirono a mantenere il loro popolo sicuro, felice e speranzoso. Una notte, durante un lungo viaggio all'estero come tanti altri, il duca Aventry fu svegliato da un emissario che portava ordini urgenti. Ewilda pretese che egli tornasse subito a Lucent, senza alcuna spiegazione, se non un accenno ad una qualche terribile minaccia. Quando il duca arrivò, fu accolto da una tempesta di fuoco. Una parte consistente del territorio stava bruciando, ma non c'erano forze nemiche in vista. Un guerriero del solstizio del sole era diventato malvagio. Nascosto da qualche parte sull'isola, usciva una volta al giorno per esaurire i suoi poteri, bruciando lentamente il paesaggio. Grazie alla scia di conflagrazioni era facilmente rintracciabile. La loro lotta si protrasse per giorni e giorni, ma con tutte le sue forze il duca Aventry non riuscì a sconfiggere il malvagio guerriero del solstizio. Vedendo i danni collaterali causati dalla battaglia, Aventry accettò la sconfitta e si ritirò per evitare un'ulteriore distruzione della sua terra, già in preda all'emorragia maligna. Colpito dalla disperazione di fronte all'incapacità di proteggere il suo popolo, il duca Aventry abbassò la guardia facendo entrare il nemico. L'accolito della carne, Due, si avvicinò sotto mentite spoglie e gli offrì un frammento magico. Questo antico frammento è stato creato dagli ovaioli stessi, mentì, pienamente consapevole dello stato d'animo indebolito del duca Aventry. Avvolgerà la vostra isola nella completa oscurità per un giorno, bloccando tutta la luce del sole e della luna. I poteri del mio nemico, pensò, ma... Facendo leva sul senso dell'onore del duca Aventry, Due gli diede la spunta finale. Anche il guerriero del solstizio non ha giocato secondo le regole. Sicuramente desiderate proteggere il vostro popolo, chiese. Il duca Aventry accettò il frammento e lo ringraziò per il suo aiuto. Basta rompere il frammento con convinzione e la sua magia si risveglierà, Due spiegò mentre usciva. Non perse tempo a distruggere il frammento e, attivando volontariamente la maledizione sulla sua isola, fece il gioco degli accoliti. All'inizio tutto andò bene. Il sudario notturno ricoprì la terra e il duca Aventry si occupò in breve tempo dell'indebolito guerriero del solstizio. All'inizio dei festeggiamenti si chiamarono i maghi del vento per raccogliere onde abbastanza forti da inondare la parte orientale dell'isola. Le fiamme furono finalmente spente, ma così facendo quelle zone si trasformarono nelle famose paludi che conosciamo oggi. Fu un cambiamento accolto con favore da tutti, perché si accompagnò alla loro vittoria. Ci vollero alcune settimane prima che fosse chiaro a tutti che il sudario notturno non si sarebbe mai ritirato. Nonostante il sostegno schiacciante del suo popolo, il duca Aventry non riuscì a perdonarsi l'errore commesso. Finalmente capì chi gli aveva veramente dato il frammento magico e partì per il castello ad orologeria. Quel giorno il duca Aventry si mise nelle mani degli accoliti per la seconda volta. Mentre era assente, l'accolito della carne, Tre, si infiltrò nella villa Aventry e uccise Wilda.
Il rituale fu così completato e nella dimora fu piantato un seme del male che, qualche secolo dopo, si sarebbe trasformato nel dimorante della sventura. Completamente sconfitto, nei giorni seguenti Duke Aventry morì di tristezza e disperazione. Come se il destino non fosse stato abbastanza crudele, più di 200 anni dopo Romaia trovò la sua urna e lo risuscitò per farne la sua guardia del corpo. Per decenni il duca vagò per le paludi su cui un tempo regnava, con la memoria completamente assente, senza provare nulla se non un'inspiegabile tristezza. Nei momenti di lucidità sentiva un breve ma profondo desiderio di qualcosa che non riusciva a definire. Questa fu la sorte del duca per mezzo secolo, finché un giorno il giovane guerriero del solstizio recuperò il medaglione di Wilda e glielo portò. Con la memoria ora recuperata, il duca Aventry ruppe il medaglione e così facendo spezzò il legame che legava la sua anima al piano materiale. Finalmente trovò la pace e fu libero di lasciare questo mondo. Fine. Ok, mi è venuto l'achievement che abbiamo letto tutte le storie. Va bene. Le Jug. Un assetto al castello, eh? È finita, fatti da parte. Lo prendo come un sì. Oh cielo! Oh oh oh, le stranezze che creerò con voi. Basta, è ora di finirla. Vieni allora. Sì, dai. I vostri corpi sono forti, ma le sale delle illusioni aspettano. Le vostre menti non ce la faranno. Non si può. Là c'è una porta. Qui non mi pare che si possa andare. Andiamo a prendere lo scrignetto di qua. Sughero Salix. Io teoricamente tutto quello che trovo è più debole di ciò che indosso. Scrignetto, pugnali della po quel che è. E questa luce? Vale, eccoti qui. Non ci andrebbe di riposare un po', Vale? È ora di dormire. Da quanto tempo che non vedevo Sarai con la maschera? Così è meno inquietante, però... che ci sta succedendo?
Stiamo tutti riposando. Perché non ti unisci noi? Oddio, Rishan così proprio no, eh. No, no, qua c'è qualcosa che non va. Non si può tornare indietro? Pare di no. Vabbè, facciamo... Il fuoco da campo è spaventoso e freddo e non possiamo fare altro, Vale. Riposiamo. Oddio. Eccoti, sei tu il nuovo assunto? Come? Cosa? Dove sono? Guarda, ti dispiace aiutarmi con i vasi? Sarò in grossi guai se non metto tutto a posto prima che il capo ritorni. Io, ok? Grande, basta prendere quelli grandi, vanno sui pilastri lassù. Guarda cosa ci tocca fare in questo stato di droga, non so. Oh cielo! Ottimo lavoro, ti troverai bene. Ma stai lavorando troppo? Perché non vai a rilassarti con i tuoi colleghi? No, 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 che rilassarmi? Lui mi levanto? Si tratta di un sogno? Non posso entrare nel fuoco così mi sveglio. Dov'è il cameriere? Sono già abbastanza occupato. Non so. De Bru? Ah, dov'è ancora? Tutti questi clienti stanno aspettando. E tu, abbiamo bisogno di un cameriere. Recati subito in cucina. Io? Scusa, ti ho sentito lamentarti? No. Il cibo è sul tavolo dietro di me. Ne preparo altri mentre servi questi. Ok. È della gente che si muove, immagino. No? Boh. Ecco. Chi manca? Questo qua? Immagino anche quello al bancone. Tieni. Abbiamo fatto? Non male, recluta, dovrei programmare alcuni altri turni per te. Oh cielo! Ti piace la pesca? E ora un lago? Cosa sta succedendo? Torneo di pesca. Gli vedo un unico pesce. Che mi pare anche una sega da prendere. Spigola cremisi. Hai pescato qualcosa? Sì. Pesce? Punto di domanda. Interessante. Questo è davvero un bel cranio. Cranio? Di cosa stai parlando? Io ho preso un pesce. Oh cielo, ma cosa sto combinando? Oh, e ora? E quell'occhio volante? Ah, guarda te, bestia, che è una clessidra. Ma sparisci! Show! Dov'è qua? Via! A ceffoni ti prendo! Curatore dell'anima! Cosa? Come hai fatto a distruggere i miei cristalli di corruzione? Guerrieri del solstizio?
Ma che fortuna. Curatore dell'anima, avrei dovuto sapere che c'eri tu dietro tutto questo. Oh, e cosa abbiamo qui? Un figlio del catalizzatore? Pagherai per quello che hai fatto al mio popolo. Ti ho reso migliore e più forte. Dovresti ringraziarmi. Sto per farlo. Sì, mostrami come te la cavi con questi doni. Oh, non siete poi così male dopo tutto. Immagino sia giusto che anch'io abbia degli alleati. Dove? Corri quanto vuoi, non puoi sfuggirmi. Quindi noi veniamo da... da di qua. Ed è scappato di là. E se vado di qua? Là. Bastone della terra, però... abbiamo roba più addosso. Maledetti. Ma è un bug che non riesco a... boh. Le pause sul posto di lavoro non sono ammesse. Ministri, a me. No, non era un bug. Questi servitori non valgono nulla. Che rompicazzo però. Vieni a uccidere, per cortesia. Incontrarti qui. Che ne dici se ti presento i miei amici più grandi? Come usate? Le mie creazioni dovrebbero essere le migliori. Basta così, codardo, finiamola qui. Oh, la finiremo, non fatevi illusioni. Regnetto, lama del firmamento.
Banchetto leggendario. Guardate. Bene, questo è l'ultimo lotto. Ti abbiamo messo all'angolo ora. Oh, eccovi qua. Evocatori, la camera di spedizione è stata compromessa. Ho bisogno di quattro anime per invocare il protettore del portale. È giunto il momento. Adempite il voto finale. Questo non va bene. Mietitore di fase. Il castello del nostro padrone è sotto assedio. Fai il tuo lavoro. Ma ha ucciso anche gli alleati? No, via dalle balle. Impossibile! Hai sconfitto il mietitore di fase? La sua velocità non è seconda a nessuno. Suppongo che ora abbiamo qualcuno più veloce. Non mi lasciate scelta. La nostra nuova recluta farà un breve lavoro su di voi. Hai finito di nasconderti dietro i tuoi scagnozzi? Eh? Che cos'è questo? Muori. Ma così è morto? Davvero? Finalmente mi sono liberata di questo mostro. Grazie a tutti. Non dirlo neanche per scherzo, Serani. Hai bisogno di un momento? Sto bene. È la prima volta che ho voglia di sorridere da una vita, a dire il vero. Fantastico. Dato che stiamo portando via la spazzatura, pensi che possiamo distruggere questo portale? Vale? Con piacere. Non siamo riusciti? Che cosa è successo? È come se mi si fosse ritorto contro. Cedric, qualche lettura su questa cosa? Scanner dei tessuti profondi online. Scansione completata. Rapporto? Analisi. Attendere, prego. I risultati indicano una forte presenza di un materiale sconosciuto costituito da una miscela avanzata di biotica e cibernetica. In base alle particelle presenti nell'aria, il vostro tentativo di distruggerlo ha causato l'esplosione di circa lo 0,00005% della sua massa. Questa cosa è una trappola esplosiva? Affermativo. Quello che avete davanti è una bomba abbastanza potente da cancellare questo stesso pianeta. Azione consigliata, lasciar perdere. Ma questa cosa manda mostri in tutto l'universo. Ci deve essere un modo. Negativo, la struttura è avviluppata da una rete di nervi infinitamente intricata. Solo una serie molto rapida di tagli precisi potrebbe disattivarla. Sembra proprio il genere di lavoro per Zale. Negativo, materiale progettato per reagire soprattutto alla magia del solstizio. I modelli di estrapolazioni indicano che, data la sua volatilità, il carnefice non è ancora in grado di tessere questo materiale nei dimoranti. Azione consigliata, bussare alla porta. Quel bastardo. Verlo? Consentitemi. Ciao, Verlo. Verlo? Le sacre guglie mi hanno quasi offuscato la mente, ma alla fine ho trovato quello che cercavo. Avete compiuto molte grandi imprese, coraggiosi, ma questo è un lavoro per le mie lame del vento. Per favore, fatevi da parte.
Grazie. Incredibile. Io ho fatto la mia parte. Ora tocca a voi porre fine a tutto questo. Per favore, siate gentili con gli evocatori nelle stanze a venire. Le loro menti sono ancora alterate dall'incantesimo di controllo mentale del curatore d'anime, ma non vi attaccheranno. Fareste bene a cogliere l'occasione per riposare lì. C'è anche un teletrasporto verso l'ingresso se volete occuparvi di qualche affare in sospeso. Grazie per l'aiuto, Verlo. Sono io che devo ringraziarvi per aver salvato il mio mondo, Luana e Solen. Tu e i tuoi compagni avete fatto molta strada. Il carnefice vi aspetta proprio sopra la stanza degli evocatori. Velocità divina! Shum.